Buon pomeriggio a tutti da Miri Scappati, siamo qui a registrare il video pre-partita tra Brescia e Milan che si giocherà domani sera. Quello che penso io, Brescia Milan sulle carte favorito il Milan, ultimamente da come sta andando il Milan, i risultati più che altro che ha portato il Milan, che ha vinto contro il Cagliari in campionato, ha vinto contro lo Spal in Coppa Italia e ha vinto contro l'Udinese 3-2 con una prestazione, escludendo il primo tempo, il secondo tempo, una prestazione buona e perfetta per me, mi avviso, il secondo tempo di Milan-Udinese, che aveva trovato il 2-1, il pareggio, il 2-1, poi è stato pareggiato gli ultimi 5 minuti della partita, che poi ha trovato il gol del 3-2 all'ultimo secondo con Rebic. Lasciando stare Milan Udinese, Milan che deve trovare la vittoria, perché intanto i risultati della scorsa settimana hanno un po' sorriso al Milan, che parlando di classifica, il Milan si è avvicinato all'Europa League dopo che il Cagliari, praticamente il Cagliari, se non sbaglio, ha pareggiato l'ultima giornata. Andiamo pure a controllare, l'ultima giornata, se non sbaglio, il Cagliari ha pareggiato 1-1, se non sbaglio, anzi sì, ha pareggiato 2-2 proprio contro il Brescia, in casa il Brescia, quindi dobbiamo stare attenti al Brescia, che ha pareggiato con Cagliari, che il Cagliari comunque sta perdendo colpo, quindi vediamo. Il Milan affronterà il Brescia, col pareggio del Cagliari Milan si è avvicinato che a 2 punti dal Cagliari e Milan, quindi in zona Europa League Milan intanto si trova a parità punti con il Parma, perché poi la scorsa giornata lunedì poi ha perso 2-1 con le spalle all'Atalanta e si è avvicinato di 7 punti, che mancano 7 punti per la Champions League, anzi no, che la Roma che ha 38 punti, quindi 8 punti. Di 8 punti, no, 10 punti il Milan, cioè il Milan si avvicina, dista 10 punti dalla zona Champions League, e sarà un po' difficile la Champions League. Io un po' ci voglio credere un po', ma penso di più alla Europa League io. Comunque, il Milan per me può pure farcela contro il Brescia. Dovrebbe giocare tutti gli stessi della partita, dovrebbe giocare gli stessi contro di quelli che hanno giocato contro l'Udinese, come fa Marchione. Magari non so se proverà a mettere un Rebic titolare. Staremo a vedere, bene o male, forza Milan, speriamo di vincere e chiudiamo sicuramente sabato mattina per il post partita. Ciao a tutti da Milan di Scappati.